La differenza principale tra la vecchia e la nuova amministrazione è che prima il dissesto finanziario del comune di Chieti veniva taciuto come se non esistesse, mentre ora lo si è reso trasparente per combatterlo a viso aperto. Questa è una delle rivendicazioni della maggioranza, diciamo una specie di biglietto da visita che ieri ha accompagnato la delibera sul dissesto finanziario approvata dall'Assemblea consiliare con 19 voti. La seduta, iniziata civilmente, si è conclusa in maniera scomposta, una bagarre ingiustificata secondo il primo cittadino che sottolinea ancora una volta come il debito certificato da 78 milioni di euro si sia accumulato a partire dal lontano 2012, per cui si sarebbe aspettato, Diego Ferrara, almeno una condivisione educata dell'onere. Respinge ogni addebito e anzi rintuzza pesantemente la consigliera di Fratelli d'Italia, Carla Di Biase, che ieri ha contribuito in prima persona ad accendere la querela con il sindaco Ferrara. Insomma, maggioranza e opposizione non se le mandano a dire, la prima sgravandosi di gran parte della colpa, la seconda ricordando invece la responsabilità dell'attuale amministrazione, evocando anche la recente sentenza della Corte dei Conti. Io avevo preparato ieri un discorso sinceramente ecumenico, perché pensavo che il Consiglio Comunale potesse andare su un altro, diciamo, tono. Non è che mi aspettavo che loro, la minoranza o quantomeno coloro che avevano fatto parte per 10 anni della giunta di Primio, mi ringraziassero o ci ringraziassero, quantomeno che facessero silenzio e insieme con noi assumessero un atteggiamento di condivisione di onere per riportare la nostra città a quella normalità di cui ha bisogno. E invece è andata diversamente. Ovviamente ho sbagliato anch'io a manifestare veementemente il mio disappunto, ma coloro che mi conoscono e conoscono il mio carattere accomodante sanno che quando la misura poi è colma divento pericoloso. Io credo che chi si aspetta una condivisione non fa 2 ore dal Consiglio una conferenza stampa scaricando la responsabilità e nascondendosi dietro la cultura dell'alibi. La delibera di dissesto arriva dopo la prescrizione della Corte dei Conti con cui il giudice istruttore ha valutato l'operato di questa amministrazione, riservandosi di valutare anche l'operato pregresso. Il Consiglio Comunale è stato sicuramente movimentato e si è movimentato quando ho ricordato al sindaco che, vista la nomina dell'organismo straordinario di liquidazione che applicherà tagli lineari soprattutto al sociale, può optare insieme al vice sindaco, alla giunta, al presidente del Consiglio, della riduzione volontaria del 30% sul suo compenso che è di 8.000 euro l'anno. Beh, capisco bene che quando si toccano le tasche. Sullo sfondo c'è sempre il totem della Teate Servizi, faccenda per la cui risoluzione si sono messe in campo scelte insufficienti o inutili, coraggiose o cieche, a seconda dei punti di vista. Noi ci abbiamo provato, dice il sindaco Ferrara, proprio quello che non avrebbero dovuto fare, secondo il centrodestra.